Sbarcati dal 220 di Genova e adesso trasferimento. Oggi si vola con il nuovissimo 330 NIO di ITA Airways, quello che mi avete visto su questo canale andare a ritirare direttamente in fabbrica. E oggi si vola a Washington. Non è il volo inaugurale, l'aereo vola circa una settimana, decollato per la prima volta il 2 di giugno. In questi giorni ha volato a Washington, New York, a Miami. Anzi, il primo volo di Miami ha avuto anche il piccolo inconveniente di venire dirottato su Fort Lauderdale per raggiungere di meteo. Un fiumicino decisamente tranquillo. Adesso mi tocca attraversare praticamente tutto l'aeroporto perché sono nel molo nuovo del Terminal 1 e devo arrivare dalla parte opposta al molo E, dove decollano i voli intercontinentali, quindi una bella camminata mi aspetta. Questo è il rimpianto che ho di non aver mai completato gli studi del piano, però l'idea di mettersi lì a suonare è bellissima e questa moda, secondo me, che si ha un pochettino dappertutto, dai centri commerciali agli aeroporti, alle stazioni dei treni, è bellissima perché dà veramente la possibilità alle persone di esprimersi liberamente. Continuiamo. Oddio, qua non è neanche tanto tranquillo. Prima di andare al molo E facciamo un salto in lounge. Qua usciamo dalla lounge hangar di ITA, dove ho anche approfittato per recuperare la mia carta d'imbarco. Mi ero dimenticato di recuperarla a Genova, o meglio non avevo potuto completare il check-in online e avere la carta d'imbarco, perché quando sei diretto negli Stati Uniti c'è un controllo dei documenti preventivo, quindi è questo il motivo per cui non si può stampare la carta d'imbarco a casa, comunque non si può avere in digitale. In questo caso però ho anche vinto un premio speciale, perché sulla mia carta d'imbarco ho le famigerate 4S, e le 4S vogliono dire che sono soggetto a uno screening secondario. Nulla di particolare in Italia, mi è capitato in paesi un pochettino più turbolenti, soprattutto quando si è diretti negli Stati Uniti, ma non solo, non è una cosa che capita solo quando si viaggia negli Stati Uniti, ma è più frequente quando si viaggia verso gli Stati Uniti. Di fatto c'è una intervista un po' più approfondita sulle motivazioni del viaggio, sulle ragioni per cui si viaggia e così via. Non c'è un fattore che fa scattare queste 4S, se guardate su The Flight Club c'è un articolo dedicato che spiega, soprattutto non bisogna preoccuparsi, anche se ve lo dico, quando ti capita magari in Sud America dopo aver visto troppi episodi di Airport Security, incominci a pensare se qualcuno di notte a tua insaputa si è intrufolato nella stanza d'albergo e ti ha inserito qualcosa nella valigia o la qualunque, anche perché stiamo parlando anche di ambienti un pochettino più pericolosi. Di fatto oggi viaggio leggero, niente bagaglio a mano, ho un biglietto di andata su Washington, rientrerò da Washington dopodomani mattina, però il ritorno non parto da Washington, parto da New York, quindi diciamo un itinerario strano. Non è pagato cash, quindi quello è anche uno dei fattori che solitamente fa scattare gli allarmi. Comunque adesso tranquillamente mi sto dirigendo verso il molo E o il Terminal 3. Qualcuno nei commenti mi vuole spiegare perché c'è questa doppia nomenclatura, perché Terminal 3 e perché il molo E? Non lo so, non sono appassionato di mega aeroporti e di costruzioni, quindi non mi sono mai interessato sul motivo per cui c'è questa doppia denominazione. Detto questo, non dovrebbero esserci neanche troppi casini al controllo documentale. Il vantaggio è che con il passaporto biometrico in Italia per uscire ce la si cava abbastanza veloce. Andiamo a vedere. Per la serie le ultime parole famose, vediamo un pochettino come va. Controlli passati, tutto sommato sembrava molto peggio. E adesso direzione lounge. Ovviamente mattino presto è il momento in cui questo terminal è più trafficato, perché a quest'ora partono tutti i voli diretti verso occidente, e poi non dimentichiamo che da qui partono anche tutti i voli delle low cost diretti in aree non Schengen, quindi non solo Londra ma anche Albania, Egitto, Israele. È un terminal molto trafficato. Lounge di ITA, questa è quella del molo 3, quella dedicata ai passeggeri di business class, perché col biglietto di premium economy non si entra, ovviamente bisogna avere lo status. Allora, se ha lo status ci si entra anche con la ultra basic economy. La qualità della colazione è notevole, che poi per chi non lo sapesse alle ore 11 c'è lo switch del menù, si passa dal menù della colazione al menù del pranzo. Come vedete stanno preparando le pizze. Questa è una mancanza che ha la lounge hangar, dovevano mettere la pizzeria anche lì, sarebbe stato veramente un tocco in più di quella lounge. Peccato, colazione tranquilla, anche perché il grosso dei voli verso ovest è già partito. Di fatto manca ancora un New York di ITA e il Washington, per il resto poi ci sarà Tokyo che parte il primo pomeriggio e poi in serata ci sono i voli verso il Sud America. Eccoci qua, tra poco inizierà l'imbarco, tra poco vediamo, perché avendo le 4S sul biglietto potrei anche non partire. No, scherzi a parte, le 4S come ho detto sono un piccolo contrattempo, soprattutto quando si viaggia verso destinazioni intercontinentali, soprattutto verso gli USA, ma non solo, che costringono diciamo il passeggero a dover fare una serie di controlli secondari. È un'intervista, diciamo che in Europa non ci sono mai problemi, diverso il discorso sui voli dal Sud America verso gli Stati Uniti.
Quindi ecco, lì ti cagli un po' addosso, ma è tutto un altro discorso. Il Terminal 3 di Fiumicino è bellissimo, ma non è di questo che voglio parlare. Voglio raccontare una piccola chicca. Ieri pomeriggio mi chiamano 06, rispondo, era Ita Airways, e una parte di me ha detto: cavoli, staranno cancellando il volo, c'è qualche problema col mio biglietto. No, ho ricevuto questa telefonata in cui praticamente Ita mi offriva un upgrade gratuito del mio biglietto da Premium Economy a Business Class. Ho rifiutato. Qualcuno dirà: sei un pirla. Però non mi andava di provare la Business Class in questo caso, con questo volo. Volevo volare assolutamente con la Premium Economy all'andata sul nuovo 330. Perché? Perché è sicuramente il prodotto nuovo per Ita. Certo, la poltrona del nuovo 330 è diversa dalla poltrona di 350, però il servizio dovrebbe essere quello, mentre la Premium Economy è un prodotto che non è nuovo, perché sui vecchi 330 di Alitalia è presente, però il salto generazionale è, come ho scritto su un articolo dove racconto nel dettaglio tutto quello che riguarda la Premium Economy di Ita, enorme tra la poltrona che oggi c'è sul 330 piuttosto che la poltrona che si trova sul nuovo 330. Quindi sì, ho rifiutato un upgrade gratuito in Business Class, anche perché l'andata la faccio in Premium Economy, ovviamente il biglietto io lo pago, mentre il ritorno lo faccio da New York e volerò invece in Economy. Il motivo è semplicissimo: l'aereo è nuovo, il 330, ci ha volato ancora pochissime persone, anche perché in questo momento Ita di questi aerei ne ha solo uno. In questo momento è quello che ho avuto l'onore di andare a ritirare direttamente in fabbrica. Se non l'hai visto, c'è il video su questo canale dove si vede il barbone essere un imbucato alla cerimonia di consegna delle chiavi. Come dicevo, ne ha soltanto uno, il secondo arriverà nella prima settimana di luglio e inizierà a volare immediatamente. Anzi, mentre ero a Tolosa ho avuto l'onore di vederlo decollare per la prima volta. Poi ne arriveranno due ad agosto e alla fine dell'anno saranno 8 o 9, non mi ricordo, ho un vuoto di memoria. Però questo è il nuovo aereo, è un aereo configurato da Ita ed è un aereo dove si vede tutta l'evoluzione che Ita ha portato sulla sua flotta, tant'è che poi i 350 verranno completamente riallestiti, per modo di dire, ma verranno riallestiti con gli stessi colori che si trovano su questo 330. Quindi, visto che la maggior parte di noi viaggia in Economy e al limite in Premium Economy, ho deciso di fare questa prima esperienza pagante. Lo ricordo, non sono ospite, non sono sponsorizzato, diciamo ho solo sfruttato la garanzia di avere due voli andata e ritorno con questo 330. Perché? Perché avendone solo uno potrebbe capitare che ci sia lo swap per qualunque motivo, perché arriva tardi da un volo precedente, quindi non riesce a ripartire in tempo per il volo programmato. È già capitato questo cambio macchina nei giorni scorsi. Uno dei primi voli doveva essere su New York, è arrivato tardi dalla destinazione precedente e quindi non è riuscito a ripartire per New York come previsto, e i passeggeri che erano, diciamo, fortunati perché erano stati sorteggiati nell'avere il nuovo aereo, invece si sono trovati a volare sull'aereo previsto, quindi il 330 vecchio, che sono le vecchie macchine ereditate da Alitalia. Come dicevo, quindi la voglia è quella di viaggiare nelle due classi più frequentate, quindi ho rinunciato a un upgrade gratuito in Business Class. Ci volerò la prossima volta, non è un problema. Quello che è importante per me è raccontare a voi che state guardando questo video se vale la pena investire il delta tra l'Economy e la Premium Economy. Quando ho visto la poltrona di Premium Economy di Ita su questo 330 Neo, ho detto wow, poteva essere migliore, ma poteva essere molto peggiore. Quindi quest'idea di provare questo nuovo prodotto e vedere come Ita cerca di conquistarsi questa fetta di passeggeri disposta a pagare quel qualcosa in più. In questo caso io ho pagato andata e ritorno biglietto iper last minute, quindi biglietto comprato i primi di giugno per volare adesso l'11 e il 13 di giugno. Il totale l'ho pagato 1300 euro, se non ricordo male era tipo 850 350, il valore era questo. Quindi è un investimento più del doppio. In questo caso probabilmente se si prenota per tempo si riesce a trovare una cifra anche molto più economica, però l'avete visto in questi mesi i biglietti sono aumentati tremendamente in questi mesi, e quindi non è facile ottenere un biglietto alle cifre che abbiamo visto invece nei mesi precedenti. Di contro, quello che posso dire è che la Business Class costava più del doppio, costava intorno ai 1600 euro a tratta, e quindi diciamo la Premium Economy si classificava a metà. Quindi vale la pena viaggiare in Premium Economy rispetto all'Economy? Non lo so, lo vedremo. Io il biglietto in tasca ce l'ho, vediamo se mi riesco a far togliere le 4S, per il resto ci vediamo a bordo. Ed eccoci qua, come al solito io sono il bambino, felice di salire a bordo. Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. Io giro a destra oggi, buongiorno, buongiorno. Andiamo a vedere cosa viene dato sul sedile. Una copertina, un cuscino bello in celofanato, quindi ottimo. Cuffie, bottiglietta d'acqua. Visto che al momento non ho nessun vicino, mi allargo e andiamo a vedere la dotazione di questo aereo. C'è uno spazietto qua, una busta abbastanza capiente. Lo spazio per le gambe è decisamente tanto. Stiamo parlando comunque di una Premium Economy, attaccapanni, schermo enorme. Stiamo parlando di un 17 pollici. Abbiamo un poggiatesta che si alza e si inclina in modo che si può gestire bene l'inclinazione quando si dorme. C'è le alette contenitive che permettono di stare comodi quando si viaggia. Ovviamente lato finestrino c'è soltanto un contenitore, lato viaggiatore lo stesso, però è opposto, quindi mi posso anche appoggiare volendo
da questo lato, ma c'è molto molto spazio, quindi riesco tranquillamente a tenere le gambe incrociate, non c'è assolutamente una mancanza di spazio. A livello di dotazione abbiamo qui nascosto nella gamba il controller che ci dice che il volo Fiumicino Washington durerà 8 ore e mezza. Da qui posso gestire l'infotainment, ovviamente l'infotainment lo andremo a vedere durante il volo, non di certo adesso. Dotazioni: abbiamo presa USB-C, presa USB, presa corrente, ovviamente siamo in due passeggeri, queste sono le mie, queste saranno del mio vicino. C'è un posagambe e ovviamente il supporto per le gambe, non diventa un letto, però c'è una buona inclinazione, è un'inclinazione finta. Cosa vuol dire un'inclinazione finta? Perché scivola anche la seduta, quindi si ha un'impressione di avere un'inclinazione molto maggiore rispetto a quella normale, ma vi posso garantire che a livello di premium economy è una di quelle più generose che ho visto recentemente. Sono rimasto molto affascinato della premium economy di KLM. Prossimamente volerò, le troverete ovviamente recensito su questo canale, anche la premium economy di Swiss, ma questa la trovo quella giusta via di mezzo, soprattutto stiamo parlando di un tragitto di 8 ore 9 ore. Su questa durata di volo secondo me la premium economy è assolutamente concorrenziale alla business class, proprio perché su un volo di uno si parte la mattina per andare negli Stati Uniti e si arriva la mattina, non bisogna dormire perché sennò poi si è in jet lag completi, quindi si può tranquillamente stare in questa posizione per 7-8 ore che è il tempo di volo verso la costa est. La configurazione della cabina è un 232, siamo su un 330, quindi la configurazione 232 è la classica configurazione che si trova in premium economy anche su altre cabine. C'è una configurazione molto bella, a me piace molto i colori chiari, ovvio non ci sono le bocchette dell'aviazione, lo sapete, però non ci sono su tutto l'aereo, non ci sono in economy, non ci sono in premium e non ci sono in biz, ci sono giusto nel crew bank dove va a dormire l'equipaggio, però lasciamo perdere questo. Torniamo al discorso di questa prima impressione, è molto bella, però confermo l'idea che la scelta del chiaro sia bellissima nelle foto, sia bellissima nella vita quotidiana, ma sia difficilissima mantenerla. Questo aereo è nuovissimo, ho partecipato alla cerimonia di consegna dell'aereo, ha volato passeggeri per la prima volta il 2 di giugno, oggi è l'11, è bellissimo, però questo chiaro è difficilissimo da mantenere pulito, ci sono già evidenti macchie sul sedili, che sulla moquette, e ragazzi il problema è questo qui, che l'aereo viaggia, la gente è sporca, e poi non puoi fermarlo, anche perché in questo momento ITA ne ha uno di questi aerei, quindi per pulire la moquette devi smontare i sedili, o quasi. C'è un altro problema, ci sono già tantissimi problemi strutturali, in questa cabina dove mi trovo ci sono già diverse poltrone in operative, vuol dire che non possono essere vendute, non possono essere utilizzate. Il problema ragazzi è che una settimana di vita a questo aereo, questo tavolino è già mezzo rotto, questi due tavolini sono in operative, come vedete, rotti. Questo è un aereo di una settimana ragazzi. Qui c'è un lettore di The Flight Club che mi ha riconosciuto, quindi lo posso turbare, anche il suo tavolino è in operative. Significa che lì in quella poltrona non ci si può sedere nessuno, perché non puoi tirare fuori il tavolino. Tavolino molto bello, con il supporto per il telefonino e eventualmente supporto per il tablet. Non sono fan di questo finto legno di derivazione Emirates, il mogano di Emirates ha fatto la storia. Lo spazio è tantissimo, la cabina mi piace tantissimo, la poltrona è comodissima, spaziosissima ragazzi. Come sapete non sono un peso piuma, la poltrona è davvero davvero confortevole. La prima economy finalmente sta avendo il successo che merita, ovvero quella via di mezzo con la business, però la business deve essere un altro livello, ma dalla premium economy mi aspetto un altro livello rispetto all'economy. Questo era quello che con Alitalia nella vecchia premium economy non c'era, ed è quello che mi aspetto, perché questa premium economy è davvero top. Si inizia così, ecco, questo non mi dà l'idea di premium, bicchiere di carta, però spumante è già qualcosa che apprezzo. Il video di sicurezza di ITA è bellissimo in termini di messaggio, perché non fa vedere l'Italia ma fa vedere i campioni azzurri. ITA prende i nomi per questi aerei, quindi e vederlo poi su uno schermo 4K 17 pollici fa il suo sporco figuro. Vi auguriamo un piacevole volo a bordo di ITA Airways. We wish you a pleasant flight aboard ITA Airways. Andiamo a vedere il kit notte che viene distribuito in premium economy, con cuscino moderatamente fluffy, comodo, sì, abbastanza, copertina, non ci sono le prese dell'aria, quindi non so cosa me ne farò. E adesso che siamo partiti la sensazione della poltrona è molto comoda, lo spazio è tanto, l'inclinazione è davvero generosa, poi il fatto che la poltrona scivoli nella seduta dà ancora una sensazione maggiore di comfort. Il tavolino non è grandissimo, però uscendo dal bracciolo lascia molto spazio davanti, si sposta su un binario, ovviamente uomo di panza, uomo di sostanza, però non mi sento costipato, ecco, non mi sento costretto, che poi l'obiettivo della premium economy è proprio questo, dare quella sensazione maggiore di spazio. Tra l'altro la poltrona non è estesa al massimo, perché posso ancora scendere ulteriormente e avere una sensazione comoda, confortabile.
confortevole, penso di poter dormire tranquillamente, sonnecchiare tranquillamente in questa posizione, quindi mi sento così, siamo appena decollati, mancano ancora 8 ore e 40 minuti all'atterraggio a Washington. Può essere un prodotto validissimo per un volo tutte le 9 ore, quindi quella fascia tra le 6 e le 9 ore, dove secondo me la business class che diventa un letto non è una necessità estrema. Il classico New York-Milano, New York-Roma, Miami-Roma, diciamo la costa est, ma anche le 8 ore ti arriva tranquillamente a Dubai, intorno alle 6 ore, quindi tutte quelle tratte anche verso il Medio Oriente, col limite dell'India che dovremmo essere intorno alle 9 ore, credo. Non ho mai volato con Alitalia o con ITA sull'India, quindi ho sempre volato facendo scalo in Medio Oriente, quindi non ho una memoria, ma dovremmo essere intorno a 8-9 ore anche in quel caso. È una soluzione molto molto interessante. I colori della cabina sono bellissimi, purtroppo sono anche delicatissimi, e dopo una settimana, se è già acconciato così, non oso immaginare alla fine della stagione estiva, sarà molto dura, ecco. Lasciando perdere poi i problemi infrastrutturali, per cui fossi in Ita chiederei danni a chi mi ha venduto le poltrone, perché veramente in questo momento sono 3 poltrone di premium economy inutilizzabili, perché non funziona il tavolino. Se guardiamo in quella poltrona lì, il tavolino non si chiude, vedete, resta aperto lo sportellino. Adesso immaginate di fare tutto il viaggio con lo sportellino a metà, no, anche perché questo non è premium. Però guardando il mio, fortunatamente oggi sono nella poltrona 21A, quindi non sono capitato nelle poltrone rotte, e ragazzi, al giusto prezzo fino a questo momento. C'è poi da valutare anche il servizio, se sarà premium, per esempio se sarà distribuito un menù. Non tutte le compagnie distribuiscono un menù in premium economy, lo fa ad esempio KLM, non lo fa Air France, che sono la stessa azienda, fa Finnair, non lo fanno altre, quindi questa è una scelta. Bisogna capire se ci sarà una scelta di cibo o se mi verrà detto il classico carne pesce, pollo carne, pasta o carne, quello che sarà, se sarà o meno distribuito un amenity kit. Cominciamo l'analisi dell'infotainment. Ci sono varie visualizzazioni, questa diciamo è quella che preferisco perché mi dà la possibilità di vedere anche la trama, se si tratta di un film nuovo o un film vecchio. Ci sono all'incirca 160 film, c'è anche ovviamente la possibilità di navigare per tematiche, ma la novità per il mondo ITA è questa, ovvero questo schermo che è un 4K. Stavo per dire, la novità è il Bluetooth, la possibilità di connettersi, e il Bluetooth non c'è. Non so se è un problema temporaneo oppure se il servizio non è stato ancora attivato. Ero tutto gasato perché quando ho fatto il volo di consegna il Bluetooth era attivo, o perlomeno dava la possibilità di fare il pairing, ma non l'ho fatto perché quel volo è durato niente, e qui invece no, non è attivo. Non so se è un problema di tempistica, non è ancora, credo che non sia neanche ancora stato attivato il wifi. L'aereo è dotato di wifi di comunicazione telefonica, quindi importante, mettetevi in aereo, perché se rimanete con telefono acceso e non siete in aereo, entrate in roaming e quel roaming lì vi costa una caterva di euro, una cosa che non mi piace assolutamente delle compagnie telefoniche. In questo caso il fatto che come tutti agganci ti scatta la tariffa, io sono Vodafone aziendale, mi ricordo che quella cosa lì mi costi tipo 5 euro, uno sproposito, ecco. Quindi attenzione sugli aerei, ma non solo di ITA, su tutti quelli che sono dotati anche di telefonia, attenzione, perché se vi dimenticate il telefono acceso, quando si entra in quota e viene attivato il wifi e la telefonia, il telefono si aggancia come se fossimo in Francia, solo che si è nel roaming internazionale ed è costa una fucilata. Tutto questo, le altre funzionalità dell'infotainment sono la possibilità di chiamare l'assistente. Abbiamo la mappa, schermo 17 pollici 4K, si vede assolutamente la qualità ITA, è molto responsive, pinch and zoom assolutamente responsive. Siamo per passare quasi su casa mia, io, se vi interessa, io abito qua, la rotta è quella classica, ti passa sopra la Francia con i casini che ci sono con i controllori di volo francesi, e poi si trasvola e si atterra a Washington. Cosa carina, tutti questi pin che vedete sulla mappa sono dove vola ITA Airways e dove ci vola il code share con partner. In caso qui vediamo il network Boston, New York, Washington, Miami, Los Angeles, già operativa, San Francisco che partirà, e poi c'è Buenos Aires, Sao Paulo, Rio de Janeiro che è già segnata ma partenza è prevista per l'inverno. Da questa parte invece Nuova Delhi volo diretto, Tokyo volo diretto, Pechino non so come mai ci sia segnata Pechino, perché ovviamente ITA non ci vola, evidentemente è una rotta in code share con qualcuno, così come Dubai. Tornando alla mappa, qui si può vedere varie visualizzazioni, può accedere anche alle informazioni sul volo, si hanno varie visuali. Questo diciamo è abbastanza moderno, non ci sono webcam, non c'è la possibilità di vedere cosa succede fuori, ci sono informazioni sul volo. Stiamo viaggiando a un'altitudine di 10.000 metri a una velocità di 800 km orari, mancano circa 7.000 km a destinazione. Una delle funzioni molto carine che ci sono sulla
mappa interattiva è quella di poter accedere a delle informazioni su quello che si incontra per strada. Quello che non capisco è che cosa c'entrino tipo i crateri di Mercurio in mezzo alle montagne della Groenlandia, le isole di Groenlandia, cioè molto strano questa cosa. Per il resto la mappa mi piace molto, non mi piace giocare con queste cavolate. Ecco, ci fossero le webcam che mostrano cosa accade di fuori, sarebbe perfetto. Il passeggero si è inclinato, ma non rende complicata la vita al passeggero che c'è dietro, anche perché la televisione è orientabile, anche tanto, perfetto per vedere in qualunque situazione. Uno schermo che non riflette molto, e il fatto che non rifletta molto è importante, perché anche con la luce, come vedete, riesco tranquillamente a vedere. Il sistema di infotainment si gestisce con questo telecomando. C'è anche un pannellino touch per spostarsi sull'infotainment, però ovviamente anche touch, quindi da qui gestisco eventualmente volumi e luce, la chiamata all'equipaggio e la gestione dei film. Una delle novità di questo sistema di infotainment è la possibilità di connettersi via Bluetooth con i propri dispositivi di cellulare, quindi si può evitare di usare l'adattatore, novità che non tutte le compagnie hanno, e quindi è assolutamente interessante. La cosa più importante è che in tutta la cabina, non soltanto in business o in premium, ma anche in economy, d'ora in avanti niente adattatore, perlomeno su ITA e su questo modello di aereo. Andiamo a vedere come funziona il wifi. In questo momento ci sono 30 utenti attivi. ITA dà la possibilità del free messaging, questo vi consiglio di attivarlo sul cellulare. Poi abbiamo la possibilità di fare mail surfing, 2 ore di navigazione a una velocità di 250k. È strano perché non c'è scritto quanta banda si potrà consumare, c'è scritto solo che ci sono 2 ore di internet, mentre il pacchetto completo gaming e streaming costa la bellezza di $25. Attenzione, non è tutto il volo, perché qui dice per il tuo viaggio, ma attenzione perché invece la realtà dei fatti è che sono 500 mega. Quindi la prima cosa che vi dico è: attaccatevi il free messaging sul telefonino se volete navigare e vi interessa lavorare. Per me internet in aereo è fondamentale. Se vi interessa navigare, attenzione, perché qua non mettetevi a fare streaming, perché con 500 mega mezza puntata di qualunque cosa e siete a secco. Qui non capisco perché non c'è scritto un traffico, c'è scritto soltanto 2 ore. Quindi paradossalmente, se qui ho traffico illimitato, quasi quasi mi conviene comprare 3 di questi pacchetti, spendo leggermente di più, ma navigo 6 ore. Potrebbe avere un senso, che se la velocità promessa è più bassa. Questo è il trancio di spada, grazie. Questo è il mio saltimbocca alla romana, servito assieme a una insalata, direi di pollo. Non riesco a capirlo, non mi è stato detto, non troppo, non viene dato un menù. ITA, dovresti dare il menù, quantomeno in digitale. Salvi l'ambiente, lo dai in digitale, lo metti sullo schermo, assieme a un panino tiepido, e questo è un dolcetto con un amaretto. Come si può vedere, ho apprezzato la cucina. I saltimbocca erano buoni, adesso il tortino, tristissimo, la cosa peggiore del lotto. Se il tortino non mi convince, l'amaretto mi convince tantissimo. E poi vabbè, gioco in casa, perché conosco la proprietaria dell'azienda che li fa, perché sono liuri, anzi sono savonesi, sono amaretti della Sassellese, sono made in Savona, buonissimi. Ecco, questo è quello che mi piace fare a bordo quando mi annoio, e se c'è Monopoli io gioco sempre a Monopoli, perché sono vecchio, sono cresciuto giocando con i giochi da tavolo, e quindi ecco, giocherei a Monopoli e a Risico. Intanto mancano circa 90 minuti all'atterraggio, sta per iniziare il servizio dello snack, della colazione. Non ho idea come interpreti ITA, giustamente sarà una piccola merenda, perché atterriamo che sono le 3 del pomeriggio, quindi immagino sia una piccola merenda. Vediamo cosa sarà servito. Panino prosciutto, adesso andremo a assaggiare il tortino. In pratica la differenza tra la premium economy e l'economy in questo caso è che ai passeggeri di premium economy viene servito con un vassoietto, spuntino, e oltre al panino che è il tortino al cioccolato. Sfida del cronometro, partita, vediamo quanto tempo ci impiega l'equipaggio ad arrivare. Siamo più o meno a 2 ore e mezza dall'atterraggio, quindi dovrebbero essere molto operativi. Lo so, questa è una sfida che non piace agli equipaggi, e le persone mi dicono perché mi diverto a fare questa cosa, perché molto spesso il servizio manca. Nel caso di oggi stanno continuando a camminare avanti e indietro, vediamo quanto tempo ci impiegano per rispondere alla mia chiamata. Te lo posso chiedere un bicchiere di Coca Zero? Grazie. Mi piace limone.
Sì, grazie. Un minuto, ottimo. Servizio passato. Anzitutto spero che abbiate apprezzato la citazione di questa maglietta che ho deciso di indossare per questo volo. Non so neanche se è più in vendita, non è un product placement, non è una sponsorizzata nascosta, è una citazione di un film. Vediamo nei commenti chi è il primo che mi dice a che cosa fa riferimento questa maglietta. Detto questo, siamo a 2 ore dall'atterraggio, è ora di trarre le conclusioni di questo debutto a bordo della Premium Economy di ITA Airways. Come sempre nelle nostre recensioni su The Flight Club valutiamo 4 aspetti: la poltrona, il servizio, l'infotainment, il food and beverage. Poltrona assolutamente promossa. Penso che si possa volare tranquillamente in questa cabina sulle tratte di 8-9 ore senza nessun problema. La giusta via di mezzo tra la business class e l'economy, sia come prezzo che come qualità del servizio. Manca qualcosa, e qui andiamo al servizio, manca quel qualcosa di premium, il fatto che non viene dato beauty kit, anche se basilare, è molto poco premium. Non ho apprezzato la mancanza del menu, almeno sul display dovrebbe esserci il menu, quello che viene offerto ai passeggeri da bere e da mangiare. Non dico di stamparlo per essere amici dell'ambiente, ma sfruttare questo fantastico schermo infotainment promosso con riserva, nel senso che lo schermo è pazzesco, 4K, 17 pollici, una nitidezza incredibile e pochissimo riflesso, più di 150 film, roba nuova, evergreen, tante lingue, perfetto. Deludente la sezione dedicata alle serie TV, però manca quel qualcosa in più per sfruttare questi 4K. Non ci sono canali della live TV, ci sono servizi extra come stiamo vedendo con Paramount Plus, con HBO, con Netflix, con Apple TV Plus, che molte compagnie mettono a bordo dei propri aerei. Poi manca, diciamo, quel qualcosa in più. Il wifi è tremendo, cioè ITA veramente non puoi continuare a mettere il wifi a pagamento legato al traffico a banda, no, cioè fai pagare 30 euro tutto il volo ma non mettere la limitazione a traffico. Pagare 24 euro per avere mezzo giga di traffico nel mondo in cui viviamo oggi significa che se scarico la posta e ho un allegato pesante sono fregato, o perlomeno almeno mettere la messaggistica gratuita, ma veramente non 20 mega. Ci sono compagnie che mettono i satelliti di Starlink, sono compagnie che regalano la connessione gratuita ai membri dei programmi fedeltà. Io sono anche executive, quindi il livello più alto nel programma fedeltà di ITA Airways. Non c'è nessun trattamento di favore, nessun benefit legato allo status, che ne so, un'ora gratuita, il 50% di sconto, cucina, 3 scelte, 3 prodotti diversi, trancio di pesce. Ho parlato col lettore che mi ha riconosciuto, che l'ha preso qui dietro di me, ha detto buono. Io ho provato i saltimbocchi alla romana, molto buoni, il dolce non mi ha convinto per niente. Quindi promossa con riserva anche la cucina. La mancanza nel menù fa qualcosa, perché mi piace l'idea di poter sapere cosa andrò a mangiare, anche perché per esempio se ITA fa accordi con produttori di vino e vuole far sapere alle persone che sono a bordo che stanno per bere quella determinata etichetta in modo che possano eventualmente anche comprarsela a casa, dovrebbe farlo sapere. Molte compagnie lo mettono sullo schermo dell'infotainment, quindi non usano più carta, non stampano più carta, però lo mettono lì sopra e un passeggero è libero di vedere cosa mangerà, quali sono gli ingredienti, cosa berrà. Quindi anche questo è un pensiero, visto che la tecnologia c'è, manca soltanto quel pezzettino in più di sviluppo. Valutazione finale? 7,5. La poltrona è veramente bella. Chiudo con un'analisi relativa ai problemi di questo aereo. I problemi di questo aereo sono sostanzialmente 3. 1. Cade già a pezzi ed è pensabile per un aereo che ha 10 giorni. Sono 3 poltrone su 24 di premium economy inutilizzabili. Danno per la compagnia enorme. In questo caso non è di certo colpa di ITA, ma è colpa del produttore, evidentemente. Anzi, c'è una 4ª poltrona che è prossima a finire fuori servizio. Ma non è solo questo, ci sono già cose tenute con lo scotch. Questo aereo vola dal 2 di giugno, oggi è l'11, è follia. 2. Gli interni bianchi sono troppo delicati. È problematico tenerli puliti. E soprattutto qui arriviamo al terzo problema, la maleducazione delle persone. Il problema degli interni bianchi è che si sporcano facilmente. Se poi noi passeggeri mettiamo i piedi con le scarpe sopra i sedili, se ce ne freghiamo e facciamo cadere il mangiare, a volte involontariamente, ci mancherebbe, però a volte è anche il modo in cui ci comportiamo, poi non possiamo lamentarci se troviamo sporco al nostro posto. Valutazione finale del barbone? Più che soddisfatto. Preoccupato perché i danni sono già tanti e il danno economico per ITA è evidente. Non so se stanno correndo ai ripari, ma tra forse una settimana o 10 giorni dovrebbe arrivare il secondo 330 Neo. Se ha gli stessi problemi di questo, non è assolutamente una buona cosa per ITA e non è una bella immagine neanche per Airbus e per Safran. Per tutto il resto mi raccomando, come al solito, iscrivetevi al canale. Spero che questa recensione vi sia piaciuta e attenzione, perché il ritorno lo faccio in economy. Come vedete all'inizio, ho rifiutato l'upgrade in business class perché volevo volare in premium economy, e in economy tradizionale perché poi è lì che bisogna sapere se scegliere ITA rispetto a altre compagnie.
e sono molto curioso di vedere come si vola in fondo all'aereo. Questa è una prima volta anche per me, perché non mi era mai capitato di sbarcare da un aereo su un bus che non è al piano strada ma è di fatto al piano passeggeri. Questa è una piccola novità anche per me. Il bus si sta abbassando, nel frattempo ne è arrivato un altro qui davanti. Noi scendiamo, lui sale per recuperare gli altri passeggeri. Termina così questa esperienza, primo viaggio a bordo di Lindo Boardin, il 330 NEO di Pita Airways. Appuntamento la settimana prossima, perché tra due giorni volo in ritorno in economy, quindi vi farò vedere il confronto su come si viaggia in premium e in economy. We'll be right back.